Wow. Con la maglia della Juventus. Quel torneo lo ricordo perché restavo a casa il pomeriggio per vedere la... questo quanto è mi rimase impresso perché volevo vedere la Lazio Primavera in quel torneo di Viareggio, e mi ricordo che prima di vedere la Lazio c'era una partita della Juventus, ho detto mazza sto centrati, e mi rimase impresso il nome, perché comunque sia Immobile non è un nome comune come Rossi, Bianchi, certo, quindi boh, chi sarà mai questo Immobile. Poi nel corso degli anni è venuto fuori, ma io devo dire la verità, cioè Immobile a me piaceva già dai tempi del Torino, certo, anche del Genoa stesso. Io ricordo quando andò al Dortmund una sera con Paolo, mentre lavoravo, lo incontrai e Paolo Cericola, e tra le tante domande che il mercato che ci potrebbe portare, dice all'Odito piacerebbe un sacco portare un giorno Immobile a Lazio, ma già da quando era tempi del Dortmund, poi chiaramente con l'acquisto del Dortmund di Immobile, che lo pagarono circa 20 milioni mi sembra, a quel tempo erano cifre proibitive per Lazio. Ma è aspettato poi che gli anni a seguire ci fosse stata la possibilità di vederlo in maglia biancoceleste, eppure l'Odito ci ha sempre creduto questo giocatore, non solo quando l'ha acquistato nel 2016, bensì già da tanti anni prima. Ma io però vorrei... Continuo con i numeri di Immobile che non sono finiti, perché sono tantissimi: 3 volte capocannoniere di Serie A come Peppe Signori, oltre quest'anno 2013-2014 con 22 gol, 2017-2018 ad esseguo come ricordate con Icardi con 29 sì. gol, 36 gol come ha già ricordato Marco, ha eguagliato il record di Wayne per quanto riguarda la Serie A. E a tutto questo aggiungiamo pure che in questa stagione ci sono pure 7 pali, 9 assist e 3 rigori lasciati ai compagni, quindi questa cifra poteva essere ancora è uno, uno sbagliato anche perché poi quello con la Juventus che poteva rimpinguare poi il suo bottino e più quelli fatti fare da poco fa con 72 punti primo nella scarpa d'oro davanti a Lewandowski del Bayern Monaco, quindi questi sono solo alcuni dei numeri della stagione di Ciro Immobile, che comunque ci dicono tanto e ci spiegano comunque quanto un giocatore non è quanto possa essere importante. Forse, come ho detto spesso pure a inizio stagione, per primi noi non abbiamo la percezione, no. Lo capiremo magari tra qualche anno di quanto possa essere forte Ciro Immobile, perché adesso noi diamo per scontato che possa fare magari un anno 36, un anno 30 gol, ma comunque di anno in anno lui si riconferma puntualmente. Può avere, come ha ricordato te la puntata scorsa, magari un piccolo calo durante una stagione, ma poi l'anno dopo rispondere con 36 gol, quello vuol dire comunque che stiamo parlando di un giocatore veramente di livello altissimo. Ha una media di 25 gol alla stagione solo in Serie A, perché se calcoli i 36 di quest'anno, i 17 dell'altro anno e gli altri 30 o 29 dell'anno 29. prima ha una media circa di 25 gol al campionato, e 25 gol al campionato non li fa quasi nessuno, ma da sempre, cioè noi siamo cresciuti con almeno io e Antonio col mito di Signori ne faceva 20, è vero, hanno tutt'altro calcio, i paragoni non si fanno, però comunque sia secondo me anche paragonarlo a Crespo, Vieri, questi attaccanti qua non è una blasfemia, perché comunque sia Immobile secondo me è un top player rispetto a Signori. C'erano meno partite perché era il campionato 18 squadre, sì. No, Signori tirava le punizioni, vabbè. No, era per un esempio, certo. Però comunque sia, cioè, adesso come adesso abbiamo un top player che è Ciro Immobile, ma Ciro Immobile sarebbe un top player in qualsiasi altra squadra d'Europa, perché in questo momento un altro centravanti di questo calibro non c'è, ripeto, parla nei numeri, abbiamo scelta di tu già. Per continuare con i numeri della Lazio, abbiamo poi pure Luis Alberto, che è arrivato primo nella classifica degli assist man della Serie A, ha chiuso a quota 15 battendo Gomez, quindi abbiamo pure il re degli assist in classifica. Sono e che assist numeri... poi, sì, belli, di qualità, cioè a prescindere proprio dal numero in sé, proprio delle giocate di classe assurda. Beh, impressionante, c'è Marco che lo apprezza molto come giocatore. Luis Alberto, io rischio
passione. No, io rischio l'omosessualità per questo, per questo calciatore, ripeto. Poi se un altro spagnolo lo affiancasse, ho già detto che farei outing all'istante. Però a vederli giocare insieme farei outing. Però ha detto ciò Luis Alberto, ragazzi, nel suo ruolo è in questo momento, quest'anno si è dimostrato il più forte di tutti, perché comunque ha classe, ha dinamismo, e a volte sembra che comunque sia è un po' troppo, un po' testardo, e si isola dal resto della squadra, cosa che secondo me non è vero, perché lui è parte integrante del gioco della Lazio, e non come possa sembrare che la Lazio, che deve mettere a risalto le qualità di Luis Alberto per sviluppare il gioco. Secondo me Luis Alberto è il vero leader di questa squadra, perché comunque l'esplosione sua ha permesso alla Lazio di fare un campionato strepitoso. La differenza dagli altri è che comunque ci sono i gol di Immobile, ci sono la solidità difensiva di Acerbi e le giocate di Milinkovic, che Milinkovic, a differenza di Luis Alberto, è decisivo in fase realizzativa nelle partite che contano. Basti pensare con la Juventus e con l'Inter. Lui è un giocatore che ama le grandi sfide, e Milinkovic, e le decide. Luis Alberto quest'anno è stato costante tutto l'anno, e comunque ha sfornato prestazioni su prestazioni, e con le sue prestazioni ne hanno beneficiato tutti quanti. Io ripeto, Luis Alberto, lunga vita. Poi adesso sembrerebbe addirittura ufficiale il rinnovo fino al 2025, quindi sono felicissimo e spero che a questi giocatori il mercato ci possa portare altri giocatori all'altezza di Luis Alberto, di Milinkovic e di Immobile, perché ne abbiamo bisogno. Ma sì, ne avremo modo di parlare poi magari di quello che ci piacerebbe, anche perché poi il mercato adesso uno pensa siamo ad agosto, a fine del campionato, riparte subito il mercato, invece no, perché partirà il 1 settembre, quindi ci sarà stranamente tempo. Sì, solitamente sì, è tutto strano, certo, solitamente stato... il 1 settembre è la serata tipo di chiusura, quella lì dei verdetti, avremo un mese dei giudizi di per sentire nomi, contronomi, proposte. Assolutamente. Come già ne sono usciti molti in questi giorni. Ricordiamo pure il record di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio, che raggiunge 203 presenze come allenatore, nella speranza almeno mia che possa diventare un piccolo Ferguson nella Lazio, cosa molto difficile, perché pure lui di anno in anno migliora sempre, quindi chiaramente gli occhi delle grandi squadre insomma lo osservano, però ma anche lui poi vorrà progredire, speriamo con la Lazio naturalmente. Sì, 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 ma è proprio oltre alla tattica, secondo me incarna proprio lo stile della Lazio, pure nelle interviste, nel modo di porsi, è molto laziale. Beh, da questo punto di vista, nello stile, per certi versi secondo me più di tanti tifosi, più di noi, cioè lui ha una carica, cioè è impressionante nelle sue esultanze, nelle sue dichiarazioni, ma è proprio nella grinta che trasmette i giocatori in campo, e questo credo che al di là dei gol di Immobile, delle giocate di Luis Alberto, di Milinkovic, di Acerbi, è stato il surplus della Lazio in questi anni, anche magari lo scorso anno comunque, che la Lazio poi ha stentato un po' in campionato, però portando poi una coppa a casa. Cioè gli anni di Simone Inzaghi sono stati tutto un crescendo. E l'unico appunto che io riesco a trovare, diciamo, rispetto alla sua gestione, secondo me, che è poi quello là che secondo me finora ha tarpato un po' le ali alla nostra aquila, è la fase difensiva, perché notavo che nei suoi 4 campionati disputati finora, la Lazio di Inzaghi, targata Inzaghi, ha sempre subito più di 40 gol, con un picco massimo di 51 il primo anno, 49 il secondo, 46 il terzo e quest'anno 42. Però vabbè, naturalmente quest'anno poi il giudizio è un po' relativo, visto che comunque, vabbè, come sappiamo, ci sono stati più o meno due campionati in uno. Però secondo me è questo che va un po' migliorato per essere veramente al top, tant'è che le ultime volte che la Lazio poi è riuscita a subire meno di 40 gol sono state le stagioni 2014-2015, quando è arrivata terza con Pioli, che purtroppo in quel momento non valeva l'accesso diretto alla Champions League, ma solo poi preliminari, che sfortunatamente andarono male. Sì. E poi l'altra stagione, la prima stagione diciamo piena di Reja, nel 2010-2011, e lì la Lazio arrivò quinta, purtroppo a pari punti con l'Udinese,
diciamo quella, solo la differenza reti poi fermò il piazzamento Champions, diciamo, fece sì che la Lazio non andò in Champions. E poi c'è questo record assoluto che riguarda la stagione 2006-2007, 33 gol subiti, la Lazio fu la migliore difesa di quell'anno e fece il terzo posto, tra l'altro andò in Champions League a giocarsi il preliminare con la Dinamo Bucarest. E Berami, Siviglia, Gribari, Zauri. Esatto, bravissimo. Quella difesa lì è stata, penso, la migliore, vabbè, no, la migliore della gestione Lotito sicuramente. Ma penso andando dal punto di vista di risultati, poi no, parlo sì del numero in sé, perché è stata la migliore difesa della Serie A di quell'anno. Nemmeno l'Inter campione d'Italia. L'Inter campione d'Italia subì 34 gol, la Roma seconda 34 gol. Quindi un numero assurdo, impressionante, un po' calcolando appunto gli elementi che ho appena citato, che comunque giocatori a cui siamo affezionati, però che non erano dei top player, ecco questo. È pur vero che però i 42 gol di quest'anno valgono il secondo posto come miglior difesa, quindi sì, quest'anno sì, vabbè, un po' cambiato, sicuramente un po' cambiati gli scenari, secondo un passo me. In avanti da questo punto di vista l'abbiamo fatto. Bisogna poi chiaramente valutare anche il fatto che la Lazio ha un attacco importante e che comunque sia fare tanti gol ti permette di subirne anche tanti, quindi no, appunto per questo il modo di no, giocare della Lazio purtroppo comporta anche così, questo, perché comunque la Juventus che ha vinto il campionato ha subito un gol in più di noi, la miglior difesa è quella dell'Inter con 36, ma pure l'Atalanta che ci precede solo per differenza reti comunque ha subito 48 gol. Quindi da questo punto di vista la difesa della Lazio è un passo in avanti. No, quello assolutamente, cioè, c'è da dirlo, perché poi bisogna anche capire magari se il campionato non fosse stato interrotto, perché sì, la Lazio in quel momento, era la miglior difesa con dei numeri comunque abbastanza importanti, mi sa che ai tempi erano tipo sui 25-26 gol subiti. E quindi sì, numeri che erano molto molto importanti, però a prescindere poi da questa cosa qui, credo che questo è un punto secondo me dove bisogna migliorare, perché comunque alcune volte secondo me la Lazio si lascia un po' troppo andare in difesa, premesso che poi compensa con un attacco stratosferico, assolutamente questo poi è sotto gli occhi di tutti e ci sono dei numeri eloquenti in tal senso. Un numero importante, la squadra che si è migliorata di più rispetto all'anno scorso è proprio la Lazio, perché ha 19 punti in più. Eppure questo è singolare, perché poi vedendo la campagna acquisti che era stata fatta lo scorso anno, abbiamo tutti pensato alla stessa Lazio dello scorso campionato con un Lazzari in più. Sostanzialmente sì, perché poi Vavro e Johnny sono stati schierati, cioè soprattutto Johnny, cioè Vavro veramente nulla, De Cagni vabbè, era il giovane che arrivava che doveva comunque fare poche presenze, quindi sì, è stato fatto un solo acquisto, però diciamo secondo me il surplus è stato il fatto di aver ritrovato i Milinkovic e Luis Alberto, che nella stagione precedente erano stati un po' i tasselli mancanti, quindi quello poi è stato determinante, sì, sicuramente. Però ecco, sottolineiamolo, per quest'anno non va bene, nel senso bisogna fare di più, perché ci sarà la Champions. No, magari ci stanno ascoltando, dico, certo, la poi sicuramente sentono quello che certo, diciamo. Certo, quindi è bene dirlo, capito? Quindi ci seguono sempre, quindi sì, assolutamente. Ok, Antonio, facciamo, sono 21:41, una breve pausa musicale e poi ritorniamo in diretta. Questo è il Nido delle Aquile, siamo su Radio Roma Futura.